inquadrare un po' la giornata, perché in realtà noi parliamo di funzione digitale e di, diciamo, social network. I social network sono una parte di quello che è un sistema più globale che riguarda invece i social media, ovvero, diciamo, quei tipi di interazioni che avvengono e vengono fatte dagli utenti utilizzando vari tipi di strumenti. Cioè social media può essere un blog, come può essere un social network, come può essere, diciamo, con delle specializzazioni di tipo mediale o strumentale. Ovviamente, diciamo, in Italia abbiamo varie tipologie che non sono utilizzate spessissimo. Ad esempio abbiamo Twitter, che sta prendendo piede ultimamente, quello più utilizzato è sicuramente Facebook, che anche a livello, diciamo, globale, mondiale, ha quasi 1 milione di iscritti. Però per esempio Facebook viene definito come un social network di tipo person centered, cioè orientato praticamente alle comunicazioni e relazioni tra l'utente. Diversi invece sono quelli specializzati su discorsi mediali, come può essere per esempio YouTube, in cui voi caricate dei video e si attuano delle conversazioni intorno al video che caricate. In realtà perché è importante il discorso tecnologico e conoscere questi tipi di strumenti? Per 2 motivi principali. Perché sicuramente per quanto riguarda... è andato semmai. Diciamo che ci sono 2 motivazioni principali. Innanzitutto, le nuove tecnologie possono essere un punto di svolta epocale per 2 gradi di indirizzo. Uno che riguarda la partecipazione attiva dei cittadini, quindi a quella che è la vita un po' generale dei contesti sociali, e un altro invece un po' più tecnico per quanto riguarda le opportunità lavorative. Tant'è vero che in tutto il mondo si sta portando avanti dei discorsi di introduzione al digitale, in particolare soprattutto, diciamo, per incentivare le donne, le giovani donne e quant'altro ad avvicinarsi alle carriere un po' più scientifiche, un po' più tecniche, perché sicuramente una delle risposte alla crisi attuale economica che stiamo vivendo possono essere sicuramente le nuove tecnologie, in quanto saranno sempre di più utilizzate anche nella riconversione delle attuali attività lavorative. Si pensi per esempio alla biomedicina, alla bioingegneria, piuttosto che, ne so, a informatica vera e propria. Quindi in realtà essere, tra virgolette, tecnologiche oggi vuol dire riuscire comunque a connettersi in un mondo che sarà sempre più avanzato in questo senso, e quindi è giusto cercare di capire in che modo si possono utilizzare questi strumenti. Perché focalizzarlo sulle donne? Perché i dati ci dimostrano che purtroppo esiste un digital divide, o meglio definito come gender gap, che purtroppo riguarda non tanto e non solo l'uso di queste tecnologie, perché in realtà negli ultimi anni le donne sono entrate nelle carriere scientifiche e soprattutto utilizzano molto le nuove tecnologie, però c'è un discorso che le competenze, nonostante siano molto alte, vengono comunque relegate ai livelli più bassi, nel senso che entriamo comunque in una struttura di riferimento dove all'apice continuano comunque ad avere una, potremmo dire, gerarchia di tipo maschile, barra maschilista, punto interrogativo. Nel senso che in questo caso, diciamo, si ripropongono ovviamente le stesse problematiche che abbiamo, diciamo, in altri settori. Io ho tratto, diciamo, l'intervento anche sul discorso del perché queste nuove tecnologie possono essere utilizzate per migliorare il bilanciamento vita-lavoro, perché sicuramente permettono la liberazione in qualche modo dei tempi per fare determinati processi, e quindi possono essere utilizzati anche per agevolare innanzitutto le donne, ma non solo. Si torna sempre al discorso di queste donne, perché sappiamo che attualmente nelle economie più avanzate, che quindi hanno un PIL a livello economico molto più alto, corrisponde un alto ingresso delle donne nel mondo del lavoro. Facciamo riferimento a paesi per esempio come la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, dove addirittura la percentuale di donne nel mercato del lavoro raggiunge quasi l'80%. Ovviamente più aumenta il divario, diciamo, delle donne nel mondo del lavoro, e più si impoverisce il PIL. E qui c'è tutto l'altro discorso del famoso tempi, diciamo, di vita e di lavoro, del conteggiare il discorso di lavori non remunerati, lavori domestici. Ovviamente l'Italia fa la linea di coda anche nella suddivisione dei compiti. D'altra parte però ci sono dati anche interessanti, perché qua
quando viene chiesto, diciamo, alle donne italiane che si sentono sostenute dai propri compagni nella suddivisione dei compiti, dicono tutte di essere soddisfatte, e poi invece l'OSCE ci dice che l'uomo italiano ha quasi 2 ore in più al giorno di tempo libero a disposizione, che può suddividere, diciamo, in vario modo. Ovviamente le nuove generazioni stanno comunque cercando in qualche modo di suddividersi i compiti, anche se rimane una forte predominanza della poca dimestichezza con i lavori domestici, nel senso che gli uomini cominciano a occuparsi un po' più della cura dei figli e un po' meno invece, diciamo, della cura proprio di una serie di gestione di economia familiare e aziendale. Quindi ovviamente questi sono tutti temi che sono collegati a livello generale, e sicuramente il portare avanti un discorso, diciamo, di digitalizzazione, di informatizzazione, diciamo, delle nuove, tra virgolette, tecnologie, che ripeto, non riguardano solo, diciamo, l'aspetto informatico, tecnico di per sé, ma noi oggi utilizziamo social network, social media, anche per comunicare. Addirittura ieri eravamo a cena, capitava che mentre eravamo a cena si twittava, diciamo, allo stesso tavolo. Allora, è bene conoscere lo strumento anche per non farne un abuso, ma soprattutto per utilizzarlo invece in funzione di una motivazione positiva che possa aiutarci sia nell'attività lavorativa che anche in un'attività molto semplice di tutti i giorni. Ripeto, a cominciare, non so, dal evitare di fare la prima imposta piuttosto che da dover comunque andare in banca per pagare una serie di cose. Cioè, il mondo sta muovendo in questo senso, ed essendo un mondo globalizzato, purtroppo abbiamo necessità di conoscere questi strumenti, ed è quindi un'opportunità in particolare che le donne non possono lasciarsi sfuggire, perché tra parentesi i dati ci dimostrano che quando vengono inserite in questi contesti lavorativi si aprono moltissime opportunità. E ripeto, perché io non sono, diciamo, informatica, quindi cercate di guardare a questo discorso non come un discorso specialistico specializzato sullo strumento in sé, ma proprio in relazione alla potenzialità che offre tutta la nuova tecnologia e che quindi può essere applicata nei vari ambiti.